Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Chicca, Maria Antonietta e Ciao. Antonella, benvenute. Ciao, ciao a tutti. Ciao, buonasera a Ben tutti. trovati. Che bello Abbiamo essere di nuovo saltato qua la con voi. scorsa diretta, eh? Abbiamo saltato, abbiamo fatto un po' i cattivi, però era festa, era Pasqua e abbiamo saltato. Era il sabato Ed prima della eccomi però qua. Pasqua. Siamo Eravamo ancora tutti qua molto dopo un mese? impegnati. Ecco la prima. Ciao Donatella, Ciao. benvenute. Ciao Katia, ciao Michela, benvenute, benvenute tutti. Siamo ancora qui ad ascoltare i messaggi che hanno da dirci i nostri angeli. Come ve la siete passata un po' la Pasqua in questi giorni, Maria Antonietta? Ma dai, è stato rilassante. Il tempo non è stato un granché qui a Verona, Clemente. però si sta riprendendo alla grande perché oggi c'è stata un'esplosione di caldo, quindi recuperiamo in questo ponte. Però dai, ho mangiato tantissima cioccolata Ah, e però. continuo a mangiarla anche se la Pasqua è finita. Tu, Chicca? Io sì, un po' come Maria Antonietta, no? A scuola si dice, si risponde no, come lei, per non ripetere troppo i concetti. No, come Maria Antonietta, però adesso, a parte gli scherzi, perché qua non è, il tempo non è stato clemente. C'è stato questo brusco calo di temperature che tu mi hai ricordato ieri essere comunque collegato all'inverno di San Giorgio Di che. San Giorgio. Guarda, è una poesia veramente bellissima questa vostra tradizione. E poi niente, sono stata tranquilla così a casa, serena, a mangiare purtroppo tante cose buone. E però adesso sono a dieta, da oggi. Ah, Faccio ci una picchia promessa. da oggi. Da oggi, Da da oggi, non da oggi. Da oggi, eh. domani, da oggi. E tu, Anto? E invece io ho lavorato. Sono divertita, no, divertita, insomma, è stata una bella, diciamo che ho lavorato proprio tutti i giorni, anche a Pasqua, quindi l'ho passata con i miei colleghi, diciamo che è andata bene anche quella, si è tutto il giorno lì, però è andata bene lo stesso, diciamo Perfetto, che intanto sono arrivate tutte le persone, Katia sì, Damiani e la nostra Antonella e Virzì, un bacione a Antonella, tutte. grazie, grazie di Poi ci essere sono anche qui. le nostre affezionate amiche nel nostro salotto, come lo diceva Daisy, il salotto degli angeli. Allora, incominciamo. Chicca, che Sì, numeri hai bisogno? allora da 1 abbiamo detto, aspetta che non li ricordo, allora da 1 a 39 il secondo ciclo, il primo ciclo è 1,23, allora il primo blocco 1,23, il secondo blocco 1,39. Io ho visto già Donatella Ferrara, vorrei chiederle come sta, perché e poi vorrei fare Anto Gua, che è molto, molto triste e molto, e vorrei capire su cosa. Cioè, quale consiglio può arrivarle, no? Per farla stare meglio. Anto, se ci dai la tua data di nascita, noi ti analizziamo subito, se vuoi. Vediamo un po'. Nel frattempo, come diciamo sempre, adesso facciamo Anto, visto che Chicca l'ha già scelta, però poi vi chiediamo il nome, il cognome Ah, scritto, la sì, data di nascita e scusate. poi i due numeri, il primo dall'1 Giusto. al 23 e il secondo dall'1 al 39. Però adesso facciamo prima Anto, che se non mi sbaglio si chiama Antonella. Antonella, sì, Mi Antonella, sembra ci di sì. dai i tuoi dati? Così ti aiutiamo per uscire da questa, per aiutarti almeno. Perché comunque a me non perviene nessun dato in ogni caso, anche a voi, perché, Ha vabbè. scritto, ha scritto, ha scritto Ah, ecco. 4 e 28 i numeri per te, Chicca. Sì. La data è 4462, si chiama Antonia Guarino. Io le Sì. mando un abbraccio forte, forte. Sì. Ok,
4:28, vediamo cos'è successo. Cioè sappiamo, immagino che cosa sia il suo legato, il suo dolore, però alla base di questo dolore, Carantonella, ci sono credenze familiari o ricordi familiari o legati all'ambiente della tua infanzia, della tua giovinezza, che non riesci ancora a lasciare andare. E quindi devi cercare un attimo di sbloccare questo processo che continua a tenerti come incatenata nelle tue memorie di dolore. Non so se sono riuscita a spiegarmi, cioè il dolore che provi è enorme e giustificato e si riacutizza nel momento in cui tu entri in contatto con questo sistema di credenze ereditato dalla tua famiglia, dai tuoi genitori, dall'ambiente in cui hai vissuto. Questo è relativo soprattutto al primo periodo della tua vita. Ecco, non riesco a liberarmi. Allora, Antonella, a partire da questo momento, tu devi ripetere, ho fiducia che tutto sarà, a posto. Ho fiducia che tutto sarà a posto. Non ripetere più, non riesco a liberarmi. Questo mantra, non riesco a liberarmi, ti incatena, stringe queste catene ancora di più. Quindi devi fare proprio uno sforzo di volontà. Sai che la forza di volontà è una qualità dell'anima, no? Quindi è veramente una qualità spirituale, perché è quella forza propulsiva, no? Che ci permette di fare un passo in avanti quando siamo completamente bloccati. Allora, con la forza di volontà, io decido di fare un passo per guarire, per sfidare quasi, no? Come dire, questo sistema di credenze che mi tiene bloccata. Questo è il primo passo che devi fare. E, oltre a questa, ho fiducia che tutto andrà al suo posto, devi ripetere: sono al sicuro e protetta. Ora ti cerco i fiori che ti aiutano in questo percorso e poi fra 15 giorni, torna da noi per farci sapere. Come sta procedendo, ok? Allora, sì, non riesce a dire di no a tante cose, Antonella. Allora, vediamo un po'. Devi cercare veramente di liberarti. In questo momento sei anche probabilmente sotto tensione perché non sai che cosa fare o che decisione prendere riguardo al problema, no? Che si ripresenta spesso. Intanto il fiore numero 4, il Century, che è bellissimo, guarda, è un fiorellino rosa che anticamente curavano, le nostre nonne usavano per fare i decotti e curarci la febbre. Quindi ha un grande potere infiammatorio, è la centaurea. E la centaurea ti dice di affermare la tua identità nel rapporto con gli altri, non dimentichi come stessa, ti stai annullando totalmente, devi riprendere in mano la tua vita e affermare la tua identità, devi rafforzare l'autodeterminazione. Io decido per me, io mi faccio carico delle mie responsabilità e poi se hai voglia di dire sì, se vuoi affidarti a qualcosa, a qualcuno, se vuoi fare qualcosa che desideri fare, lo dirai così in piena coscienza. Se ti verrà invece da dire no,
non avere paura, tu hai il diritto, così come tante volte gli angeli ci hanno detto, di dire di no per salvaguardare la nostra identità. Ok? Questo è il primo fiore. Quindi segnati sul polso il numero 4 dei fiori di Bach, poi te lo scriverò nei commenti quando Giorgio incomincerà a leggere le tue carte angeliche. E l'altro è il numero 28, hai scelto, è un fiore bellissimo, è il fiore dell'equilibrio. Quindi immaginati se tu farai tutto questo che la tua anima ha scelto per te, guidata dai tuoi angeli, tu riuscirai a raggiungere l'equilibrio. Sarai in grado di scegliere perfettamente che cosa è giusto per te e riuscirai a raggiungere questa stabilità interiore nonostante i travagli, no? Che ti fanno oscillare continuamente dal basso verso l'alto e così tutto questo lavoro ti porta a cogliere quelle che sono le occasioni più giuste per te. Quindi è come se tu avessi, dopo questo percorso, come se tu acquisissi una visione, diciamo, molto più chiara sulle cose da fare. Io sono molto fiduciosa, Antonella, sei un'ariete fortissima. E se metti in moto, se fai questo primo passo legato alla forza di volontà per uscire da questo, per far veramente rompere queste catene, fra 15 giorni qualcosa è sicuramente cambiato. Ti abbraccio forte, forte, forte. Giorgia. Cara Antonia, grazie chicca. Cara Antonia, appena io mi sono collegato alla tua energia, ho sentito un groppo alla gola, come se ci fosse un blocco al chakra della gola. È come se tu non dicessi agli altri i tuoi sentimenti, non ti esprimessi agli altri come in realtà vorresti. È come se tu trattieni le cose che vuoi dire, che vuoi esprimere, anche le tue emozioni. E sei in una sorta di vortice, come se tu fossi in una sorta di vortice, non riesci ad uscire, ma la chiave è lì nel tuo cuore, ovvero le emozioni che si sbloccano quando ascoltiamo il cuore. Se tu riuscirai ad aprire la gola, quindi ad esprimere ciò che pensi, ciò che dici, anche magari andando contro a qualcuno o a qualcosa che ti viene invece detto, sarà la soluzione. La tua soluzione è proprio questa. Gli angeli ti stanno dicendo, e soprattutto sei protetta da Michele, e questo è importante, gli angeli ti stanno dicendo che devi rimanere in ascolto di tutte le tue emozioni. Devi ascoltare prima di tutto il tuo cuore. Il tuo cuore è in sofferenza, è vero, ma all'interno c'è sempre questa fiammella della speranza che è sempre accesa in tutti noi e rimane sempre accesa, non si spegne mai. Siamo noi che a volte spegniamo, riduciamo questa fiammella, altre volte invece la ingigantiamo. Bene, è il momento di farla ingrandire. E per farla ingrandire, Antonia, devi esprimerti, devi parlare, devi dire cosa pensi. E se in questo momento sei in difficoltà, come hai fatto con noi, alza la mano e di ho bisogno di Di aiuto. Non aiuto, vuol sì. dire essere deboli o insicuri, no, bisogna essere a volte anche umili, ma avere questo sorta di coraggio, perché a volte ci vuole coraggio, chiedere aiuto e non c'è nulla di male. Quante volte anch'io aiuto e quante volte invece chiedo aiuto, perché anch'io da piccolo, da giovane, cercavo di fare tutto da solo. Poi ho imparato e mi hanno fatto imparare le persone ad alzare la mano e chiedere aiuto, perché non si può fare tutto da soli. Bisogna avere proprio questa apertura di cuore di accettare l'aiuto degli altri. Antonia, auguri. Bellissima Grazie. lettura. Antonia, la prima parola che mi hanno mandato è stata trappola, come se tu ti fossi costruita una trappola da cui ti dicono proprio di uscire e ti dicono di lasciare andare, di lasciare scorrere, di fare in modo che tutto ritorni a fluire.
Mi è arrivata un'immagine di onde di un mare tempestoso che si abbattono sugli scogli. Quelle onde che nel corso del tempo, onda dopo onda, con la loro impetuosità, segnano la roccia e ti dicono di voltare le spalle a questo mare in tempesta e di guardare nella direzione della serenità, della pace, di indirizzare il tuo sguardo dove tutto è luce e dove tutto è pace. Lascia alle spalle la notte buia e i tuoi angeli sono venuti a portarti il coraggio affinché i tuoi passi zoppicanti diventino più stabili. E ti dicono: prendi le nostre mani, rifugiati nel nostro braccio di luce e di pace. È il ristoro di mente e corpo. E ricorda, siamo qui per aiutarti. È il momento della ripresa, dei passi più veloci di marciare. Coraggio, la tua fede e il nostro amore ti renderanno vincente. E poi concludono dicendo che dalla sofferenza, dalle lacrime, piano piano rifiorerai come un fiore che si schiude alla vita e alla luce. E ricorda, il Padre Celeste è sempre con te. Bellissimo, bellissimo, commovente. Adesso Tanto. arrivo, aspetta che devo fare in maniera di farvi vedere il disegno che mi è venuto per Antonia. Allora, mi è venuto questo. Non so se si vede. Eccolo Aspetta che lo ingrandiamo. là. Okay. Viene questo. È come se ci fosse questa, insomma, una specie di farfalla. Vedi che c'è tutto un blocco qui verso il basso che la tiene legata, non la lascia. È come se fosse legata, no? Non la lascia scappare. C'è questo, c'è l'amore che però diventa un po' soffocante in questo momento. C'è questo, cioè come se la tenessero legata a qualcosa, a una situazione. Infatti, ho anche un messaggio, adesso non riesco a leggerlo all'incontrario. Allora, lo riesco a leggere? No, aspetta, lo giro. La legge. Allora. Mi dice, lascia andare il peso che ti tiene legata a situazioni che ti tengono stretta. Legata, scusate, lo stavo. Apri le ali e prendi il volo verso la luce dove serenità e tranquillità ti stanno aspettando. È come se dovesse togliersi questa zavorra, come, infatti è come qua sotto, non so, è un dettore che c'è questa zavorra che la trattiene. E che ha bisogno di lasciare andare, no? Però per amore non lo fa, non sa più dove, in che senso, non sa proprio dove, che direzione prendere. Secondo me deve tenere molto, cioè sarebbe meglio per lei credere in se stessa, che non è comunque indispensabile per tutti, e che adesso ha bisogno lei di ritrovare la forza, perché la sento un po' debole anche, quindi ha bisogno veramente di questa forza. Quindi anche i fiori penso che l'aiutino, giusto? I Se l'ho fiori scritto bene. l'aiutano assolutamente, i fiori sono dei catalizzatori potentissimi. Sì. Deve recuperare la fiducia appunto in se stessa e la fiducia nel percorso che le è stato donato oggi dagli angeli. Anche 15 giorni, perché è protetta da Antonella. Michele. Sì, Ha scritto esatto, qualcosa? quindi voglio dire, Michele, cara Antonella, è una garanzia. Ah, dice che con una situazione Con con mia mia nuora. nuora. Una sensazione sì. Posso aggiungere una cosa se Fiducia, non ti hai fiducia. finito? Certo. Hai finito, Antonella? Sì, grazie. Ok, perché mentre nel frattempo è arrivata un'altra cosa, questo passo lo devi fare tu. La svolta la devi dare tu alla tua vita, ricostruendo con quel coraggio che hai dentro di te, e lo sai. Sai che ce l'hai il coraggio. Ok? Grazie. Tanto. Allora, siamo tutti con te, angeli, fiori, Tutti, messaggi, tutti con te. tutti. Andiamo avanti. Vabbè. Io ho visto un nome, se volete ve lo do.
Sì. Se ci sei ancora, Tamara Massoni. E la data di nascita è 16-8-81 e i due numeri per chicca sono il 7 e il 15. Tamara, bellissima leonessa, uscita dalla centrifuga del passaggio di Saturno. Vediamo un po'. Mi manca un numero, però. Ah, no, no, perdon, scusate. No, ce li ho tutti e due. Il 7, non lo vedevo. Allora, vediamo un po', cara Tamara. Hai questa insicurezza di base, rimarcata sicuramente da tutto ciò che è capitato in questi ultimi 3 anni a noi leoni. Siamo stati messi veramente a dura prova, ma non solo noi, anche gli scorpioni, Giorgio, quindi voglio dire, siamo Confermo. stati messi veramente a dura prova e tutte queste situazioni così un po', definiamole bizzarre, dai, per non calcare troppo la mano, ci hanno lasciato questa insicurezza di base, perché spesso e volentieri abbiamo pensato di non essere degni. E di non essere in grado, soprattutto di non avere la forza, la capacità di superare diciamo così, questi processi sfidanti, mi piace chiamarli, di Saturno. E quindi il numero 7, il tuo bambino interiore, che corrisponde al numero 7, che ricordo ora per tutti, questi sono degli elisir. Creati appositamente da Roy Martina per la cura, cioè per l'equilibrio di queste diciamo emozioni bloccate. In questo caso la tua appunto è l'insicurezza legata all'autosviluppo emotivo. Probabilmente non hai avuto modo di esprimere totalmente ciò che sei, di esprimere i tuoi talenti e il tuo bambino interiore ti sta invitando ora a fare questo, ad esprimere nel profondo veramente ciò che sei, liberandoti da questa rabbia comunque, da questo risentimento che in questo periodo hanno caratterizzato la tua vita, perché il numero 15, Olly, che è un fiore bellissimo, il caprifoglio, sai quello che poi a Natale usiamo, no? Come ghirlande di Natale con le sue bacche rosse, ti vuole riportare alla tua capacità di amare. Quindi ti consiglia di lavorare su di te attraverso queste essenze. Quindi bambino interiore 7, scrivilo sul polso, perché si collega a quella particolare formulazione che ti aiuta nel cammino, che ti aiuta a riprendere contatto con questa capacità di amare. Scrivi sul tuo polso il numero 15, quindi Olly, che ti richiama questa essenza per riscoprire la felicità, riprendere fiducia nel prossimo, perché hai passato probabilmente dei momenti in cui non ti fidavi, ecco, tantissimo di chi ti circondava, probabilmente hai subito delle grosse delusioni, però Tamara bisogna andare oltre, nutrendole, stando lì in quella stanza del passato. Tutte le tue energie vengono assorbite e non hai la forza di procedere. Quindi devi decidere se lasciare questa stanza del passato o rimanerci ancora dentro. Il fiore ti consiglia di uscire, chiudere la porta, riprendere la capacità di amare.
perché appunto una rondine non fa primavera, quindi una persona, diciamo, poco leale, poco corretta, o più persone poco leali, poco corrette non fanno, ecco, l'umanità. Su 6 miliardi di persone qualcuna comunque equilibrata la troviamo. 6-8, anzi, siamo diventati 8 miliardi. Quindi con questa fiducia vai avanti per ritrovare questa armonia interiore che meriti. Ridimensiono i miei sentimenti di rabbia, di risentimento, di sfiducia e vivo in armonia finalmente. Chiudi quella stanza, Antonella, vai avanti, procedi. Tamara, appena sono entrato in contatto con te, mi è arrivato un pugno nello stomaco. È come se acc hai accusato un dolore nella tua anima perché hai espresso fiducia e hai espresso amore negli altri e poi tu hai detto ho sbagliato. In realtà non hai sbagliato. In realtà non hai sbagliato perché dare amore, aprire il cuore agli altri non è mai sbagliato. Quello che si incontra come situazione, come persone può coinvolgerci, farci star male, però è tutto un insegnamento. Tutti noi abbiamo degli ostacoli nella nostra vita e tutti noi abbiamo come compito nella vita imparare dagli errori e dagli insegnamenti. E questo è quello che vuole la nostra anima in questa vita. Tra l'altro, il pugno nello stomaco che mi è arrivato, perché ho percepito proprio un dolore profondo nel plesso solare, come se il tuo sé fosse ferito, la tua persona fosse ferita. È come dire, mi chiudo in me stessa, non voglio saperne più di nessuno. In realtà il tuo sé non vuole questo. Il tuo sé vuole comunque che tu riesca lo stesso a parlare e a comunicare con gli altri, come hai sempre fatto con l'amore e con la fiducia. Tra l'altro è uscita una carta, sono uscite carte arancioni, quindi le emozioni, quindi la gioia di vita, quindi l'espressione di quello che tu provi. E allora concedi al tuo sé, alla tua anima di esprimersi. E tra l'altro la carta che diciamo che esce pochissimo, si chiama Scatola di Dio, è un incoraggiamento questa qui la carta. Adesso Bella. si vede che è illuminata, ecco. La scatola di Dio. In pratica, il suggerimento che ti dicono gli angeli è quello di scrivere quello che ti fa star male in questo momento, quello che ti blocca. Lo scrivi su un foglio, lo pieghi, lo chiudi dentro una scatola. Tu ci poni una mano sopra con tutta l'intenzione che puoi avere nel tuo cuore di lasciarla andare all'universo e gli angeli, Dio, il creato. Quello che, in cui credi te lo porterà via e reggerà il tuo cuore. E il messaggio che ti portano gli angeli è non cercare la fonte più alta, ma quella che ti disseta, sì come la terra che nutre e sostiene. Terra solida che dà sicurezza, ma anche che nutre, che genera, e nel tuo caso che genera l'amore e la fiducia negli altri. Tamara, mi è arrivata una fortissima emozione canalizzando il messaggio per te, proprio un'emozione a livello del cuore. I tuoi angeli ti dicono che è il momento della ricostruzione, di riprendere in mano la tua vita, è il momento di ricominciare e di compiere le scelte per proseguire. È il momento di mollare quell'ancora che ti tiene agganciata, imbrigliata e di intraprendere il viaggio con entusiasmo. E ti dicono che ti portano stasera entusiasmo e incoraggiamento, che sia vitamina, che sia forza, la forza di decidere autonomamente. È il momento di guardare la vita negli occhi, dritta negli occhi, ma non in segno di sfida, è una presa di consapevolezza. E quando ti senti un po' smarrita, suggeriscono di dire: io ci sono, io esisto, io devo prendermi cura di me. Infine i tuoi angeli dicono: dai forza ai tuoi sogni, amata, dai forma ai tuoi sogni e condividi con noi e recupera la speranza.
Grazie. Bello. Invece, io ho voluto un attimo per connettermi con Tamara. Ho inventato una cosa semplicissima, eh? Cioè, non ho fatto tanto questo. Impronte. Mi dice, sei delle impronte perché è ferma. Sì. Sei ferma ora, riprendi il cammino verso il cuore, verso l'amore, perché probabilmente si è fermata da qualche Sì. parte, non riesce, cioè non riesce ad andare avanti nel suo cammino. Quindi il Bloccata. messaggio Sì, è è bloccata. andare, è bloccata, sei ferma ora, cioè nel senso sì, bloccata. Quindi il messaggio che mi è arrivato è proprio questo, cioè l'impronta ferma. Scusate il disegno. No, è carino, Anto, Infatti perché? lei ha scritto: sì, sono stata spogliata di ogni certezza e mandata nel mondo nuda. Lo recuperiamo. Lo Questo. recuperiamo. Proprio sì, a me era arrivata proprio un'immagine di quest'ancora che la tiene ferma. Sì, Sì, ferma. Sì. ferma. Ho scritto ancora qualcosa, credo, che ci sta provando, però non so a cosa si riferiva. Sì. Sì, mi sono fermata. Ah, no, mi dice, grazie, sì, camminerò di nu nuovamente, quindi probabilmente adesso proprio ho avuto un momento di che si è fermata, quindi adesso probabilmente Sì. vuole andare. Quindi messaggio che è arrivato, cara Tamara, quindi vai, Bello. avanti. Sì, vai Sono avanti, contento. procedi. Torna da noi fra 15 giorni e dacci un feedback, perché io sono molto fiduciosa, veramente molto fiduciosa nella tua ripresa. Sì. Speriamo di essere stati utili anche a Tamara. Chi sceglie adesso? Maria Antonietta? Vado io. Lisa Petrino, sperando che ci sia ancora, e i numeri del 28 luglio 66 e i numeri sono 2 e 14. Sì, allora. Il numero 2 ci parla. Vediamo. Ci parla di questo suo disagio, fragilità legata al primo anno di vita, ai primi anni di vita probabilmente è successo qualcosa, no? Che l'ha bloccata, qualcosa che il suo fisico ha registrato come un trauma, può essere un trasloco, può essere la perdita di una persona importante, la separazione dei genitori, insomma, tutti questi traumi vissuti in tenera età, ovviamente, insomma, lasciano, no? Delle tracce e dei traumi, per cui lei ha sviluppato una certa, come dire, paura di vivere. Nel momento in cui decide appunto di fare qualcosa, emerge, no? Si apre come questo cassettino legato a questo trauma antico e si blocca. Lei non sa dare una giustificazione a tutto questo perché è ovviamente una paura indefinita, legata a qualcosa di disconosciuto probabilmente, o può essere che lei conosca il trauma, l'origine del trauma, ma che comunque il senso di disagio che ha creato questo trauma la tiene proprio, come dire, inchiodata in questa paura, per cui il fiore Aspen, che è il pioppo, bellissimo, ecco, questo fiore, tra l'altro, che è collegato appunto, direttamente al tuo bambino interiore, ti aiuta a superare questa paura di base. Il fiore successivo è il fiore 14 che ti parla di
indipendenza affettiva. È l'Erica Eder, no? È un fiore molto bello. Io ce l'ho sempre qua in cucina, la consiglio a tutti, prendetevela. La vendono in tutti i supermercati. È un fiorellino, ecco, adesso si trova, io l'ho trovata anche durante l'inverno, però ora la trovate sicuramente. È un fiorellino rosa. Dopo, mentre Giorgio legge, vado a prendere, ve la faccio vedere. È un fiorellino rosa che è rosa fucsia, che aiuta a superare la solitudine, questo senso di solitudine che probabilmente a lei è rimasta legata a questo trauma iniziale. E quindi è un fiore che potrebbe aiutarla ad accogliere, ad accettare questa solitudine in previsione di un passaggio che le consente la liberazione da questo peso antico. Il Eder, l'Erica, aiuta a rafforzare anche la propria identità. L'amore e il sostegno sono dentro di me, non devo cercarli fuori. La personalità Eder si nutre di aspettative e rimane malissimo, ecco, se queste non vengono in qualche modo riconosciute. Per cui deve contare solo ed esclusivamente su se stessa, su questa forza che comunque lei ha, la forza del leone anche tu hai, Lisa. Non è un caso che oggi molte leonesse vengano scelte, perché effettivamente sono stati anni molto molto pesanti, e quindi questa forza che hai solare tirala fuori e impara anche ad ascoltare un attimo empaticamente gli altri, non giudicarli immediatamente in base al fatto hanno corrisposto bene, male alle mie aspettative. No, cerca di avvicinarti empaticamente a loro e scoprirai un mondo nuovo. Quindi usa questi numeri 2 e 14, trascrivili su un bigliettino, così questo lo dico per tutti. Posateci sopra una bottiglia, lasciatela decantare qualche ora e poi incominciate a bere quest'acqua informata dalla potenza dei fiori. Praticamente avrete energia della natura a costo zero. Il costo di una bottiglia d'acqua, credetemi che funziona, eh? Credetemi, funziona benissimo. E poi scrivi anche, ecco, il numero 2, che è la richiesta del tuo bambino interiore, che ti dice di andare oltre, di trascendere questo trauma che ha caratterizzato la tua infanzia. 0,7 anni, 0,10 anni, lascialo andare. Accogli quel bambino impaurito, abbraccialo, portalo nel cuore e dille, la bambina, la tua bambina, e dille: ora ci sono io, ora ti proteggo io, nessuno può farti del male. Ok. Grazie Chicca. Lisa, il cuore un po' acciaccato, è un cuore che è rimasto deluso da tante cose, è un cuore che si è fidato e ha dato tanto agli altri e spesso e volentieri è rimasto deluso da quello che voleva, si aspettava di ricevere e non ha ricevuto. In realtà con te c'è Uriel. L'arcangelo Uriel è l'arcangelo quello che ci porta la fiducia e il coraggio, ma la combinazione delle tue carte mi porta a pensare a qualcosa che devi perdonare. Tra l'altro, Uriel, i suoi angeli sono proprio gli angeli del perdono. C'è qualcosa che devi perdonare nel passato e che ti ha bloccato. C'è qualcosa che porti ancora dentro nel rancore e nella rabbia, e questo ti pesa sul cuore. Ti pesa sul cuore e ti porta sempre a pensare a quell'istante, a quel momento. In realtà, gli angeli ti chiedono:
proprio di lasciare andare attraverso il perdono, è uscita proprio la carta del perdono. Ti leggo anche il messaggio che dice: chiedi agli angeli di liberare la tua mente e il tuo corpo dal dolore del passato e di infondere la pace dentro di te. E in più c'è un altro messaggio che dice, e questo mi riporta al cuore, al fatto di avere sì paura di quello che ti è successo e perché? Perché è successo qualcosa e ti sei chiusa, hai chiuso il tuo cuore e non hai più dato il tuo amore così come agli altri. E gli angeli ti chiedono anche di lasciare andare, di liberarti del perdono, di usare, scusami, il perdono e di liberarti dalle paure attraverso un amore che non pone domande, un amore semplice e immediato. La parola è ama e basta. E questa è la carta che esce fuori. Aspetta che giro un secondo la luce, così non riflette. Questa è la carta che esce fuori con il perdono. E la paura. Lisa, allora, quello che mi è arrivato subito è che ti dicono di ricordarti che nel tuo cuore alberga una bambina gioiosa che ha bisogno di attenzioni, di amore e di fiducia. Prenditi cura di lei perché sei anche questo e lascia che questa gioia innocente, questa spensieratezza viva anche in te, con la consapevolezza della donna che sei diventata. I tuoi angeli accarezzano con amore le esperienze che ti hanno segnata, le esperienze che hanno generato lacrime e dolore, e ti dicono che nulla è stato vano. Con i tuoi angeli custodi è arrivato anche Raffaele e gli angeli della guarigione per prendersi cura di te, di tutte le tue sofferenze, e ti dicono accetta, accetta la vita e accetta la gioia, lascia che ritorni delicatamente nella tua vita. E ti dicono infine a te le nostre carezze, piccola nostra, il nostro amore incondizionato, quell'amore che colma i vuoti. Siamo qui per guarirti, abbi fede. Tanto. Allora, io per Lisa, mi sono connessa a lei. La cosa che mi è venuta subito è che non dico cosa ha bisogno di questo. Ha bisogno di sole. Perché senza il sole, senza la luce, non, cioè come, non so se Lisa sta molto in casa. Scusate, Lisa, se sta molto in casa, se non esce, non so se fa più notturno che diurno, nel senso che magari resta più sveglia di notte che di giorno, perché mi è uscito questo messaggio: esce, prendi i raggi del sole, hai bisogno di luce, il buio non ha più ragione di esistere, adesso luce e colori caldi ti aiutano. Senza sole la vita non esiste, fai crescere la gioia dentro di te e amati, sei sostenuta dai tuoi angeli. Quindi il messaggio è un po' adesso meriti di vivere, come se appunto fosse arrabbiato, fosse successo qualcosa e non lascia, senza luce mi hanno fatto disegnare dei piccoli fiorellini, no? Come per dire, adesso siamo nel periodo della primavera, senza il sole, senza la luce, senza l'acqua ovviamente, tutti i nostri elementi, non è possibile vivere. Quindi lei ha bisogno proprio di andare fuori, prendere l'aria, prendere, respirare diciamo, la luce, perché è come se non avesse paura di prendere luce. Non so se mi fa sapere se corrisponde questa cosa, però il messaggio è proprio il sole, ha bisogno di sole. Non si è proprio palesata, Lisa? Forse è andata via? Nel Non so. Magari lo sentirò dopo. sì, lo sentirà Sentirò. dopo. Non si è andata via. No, Comunque, Lisa ha bisogno di. è arrivata. Tutto vero, che non mi risuona tutto, ho bisogno di svago, aspetta, mi sono scappata, di solidarietà, di cose belle, ho avuto 2 anni di buio totale. Ah, ecco, per quello che mi veniva questo buio, questa oscurità, questa.
questa sensazione di aver bisogno di proprio di luce. Ma Quindi adesso speriamo chicca, ci fa di vedere l'Erica e ci tiriamo aiutarla. Ah, tutti su sì. di morale. Ecco qua. Vedete? Si Sì. vede? Aspetta che ti Eccola ingrandisco. Aspetta, qui. aspetta, aspetta, aspetta. Così io vedo. Sì, Eccola. ecco. Ah, questa è Che bella. fantastica. Sì, è bellissima. Ha un fiorellino rosa, adesso non si nota, poi però tra l'altro è cresciuta tantissimo qua e comunque è veramente potente, lei è veramente potente, aiuta ad entrare in empatia ma senza lasciarsi trascinare dai dolori degli altri. È la pianta che tutti i terapeuti dovrebbero avere nel loro studio, proprio per evitare, a volte capita, no, di essere, come dire, risucchiati dai problemi di chi ci sta di fronte. Ecco, con l'Erica si riesce invece a tenere quella giusta, come dire, lucidità che permette di andare ovviamente a fondo dei problemi per far stare meglio gli altri, perché se ci deprimiamo nel sentire gli altri non aiutiamo in realtà nessuno poi, no? Alla fine. Quindi Eder ci aiuta a fare questo, ci consiglia di lasciare gli attaccamenti, di non avere aspettative, di rinunciare alle aspettative. Facciamo le cose così, perché ci piacciono, se poi vengono accolte bene, se non vengono accolte, pazienza. Piace anche a Katia, Katia Damiani, l'Erica. Vero? No, tutti Dov'è? Erica, Erika forever, in caso. Katia, mettilo nel tuo studio un bel vasettino di Erika e anche due, che aiuta moltissimo, moltissimo nel lavoro, nel tuo lavoro soprattutto. Piantagioni di Erika, allora. Sì. Andiamo avanti. Okay. Vai, Anto. Salgo io. A me ha Sì. dato Filomena Scalise 22-12-62 e ha scelto i numeri 12 e 26. 12 e 26, vediamo un po'. Quel 26. Ma hai avuto un grosso spavento, un grosso trauma, Filomena? Allora, 12, perché questa carta che è uscita parla di veramente un forte spavento. Il tuo bambino interiore ti consiglia di andare oltre quello che è il bisogno di approvazione degli altri. Soffri tanto perché fai di tutto per essere vista, no? Dagli altri. E probabilmente questo risale, ovviamente, se il bambino interiore che ce lo ricorda risale alla tua infanzia, forse non ti sei sentita vista dai tuoi genitori o comunque da chi ti stava vicino. E quindi questo, insomma, ha generato questo conflitto, no? Di non riuscire a liberarsi dal bisogno di approvazione, e innesca tutto questo un processo di come dire, di assorbimento energetico incredibile, perché se tu fai tutto per essere approvata, una cosa che mettiamo può risolversi, ecco, tutto sommato, serenamente, velocemente, invece caricata di queste aspettative diventa
praticamente un incubo, no? Ecco, quindi mi sta dicendo sì, esatto, bene, brava Filomena. Allora, fai così. Il primo passo è quello di lasciare andare le aspettative. Il bambino interiore ti viene in aiuto con questo mantra e ti consiglia di ripetere: stimo il bene in tutti. Quindi a questo punto vai a trascendere il giudizio, no? Anche inconscio. Non è detto che tu lo faccia consciamente, che giudichi bene. Secondo me, chi risponde a ciò che tu desideri è il contrario, no? No, questo mantra ti aiuta a vedere il bene in tutti, anche in chi ti fa del male, perché in questa vita tutto ha un senso, no? E chi ti fa del male ti mette di fronte a dei limiti, che, come dire, fanno emergere queste risorse sfidanti che noi dimentichiamo spesso e volentieri. Cioè, non è in realtà un male, ma è qualcosa che ci permette di reagire ad una situazione sfidante. Incominciamo anche a cambiare, no, le parole rispetto a situazioni negative. Incominciamo a definirle situazioni sfidanti che già perdono almeno l'80% di quella carica negativa. Questa è una mia idea. Questo per quanto riguarda il bambino interiore. Rock Rose, il 26, che è un fiore bellissimo. E l'eliantemo è un fiore giallo, quindi plesso solare, terzo chakra, ti consiglia di vincere sia l'ansia che la paura, che a volte diventano veramente paralizzanti. Quindi spesso in te, spesso pensi che alcune situazioni appunto siano talmente sgradevoli da creare o traumatiche da creare in te dei veri e propri attacchi di panico. E questo fiore ti aiuta a mantenere la calma, ti aiuta a ritrovare la lucidità e grazie a questa lucidità ritrovata sai già come agire in caso di necessità, liberandoti completamente dalle aspettative. Faccio questo perché desidero farlo, perché mi arricchisce, perché è un'occasione per imparare altre lezioni, non perché ho bisogno dell'approvazione degli altri. Questo l'ho già superato. Ok, Filomena? Fra 15 giorni fatti sentire e dimmi come va. Le procedure, ecco, anche per Lisa lo dico. Petrino, le procedure sono queste: scrivete due numeri sul vostro polso o comunque in una parte che è nascosta del vostro corpo e così l'informazione passa continuamente nel vostro sistema. Per rafforzare tutto questo, scrivete i due numeri sul foglietto, posateci su, ecco così, vedete la bottiglia, io lo faccio spesso, lasciatelo un paio d'ore. E poi bevete tranquillamente. Cercate di bere per più giorni, almeno 15 giorni, così fra 15 giorni ci fate sapere se è cambiato qualcosa, perché sicuramente cambia qualcosa. Fateci sapere. Vi ricordo che le essenze del bambino interiore sono delle vere e proprie combinazioni che floreali che agiscono sui meridiani della medicina cinese e sono stati ideati da Rui Martina, purtroppo non si trovano più in commercio e quindi io ho imparato ad utilizzarli appunto attraverso la frequenza e la forza che comunque loro emanano perché in natura nulla si distrugge. Quindi anche se le,
che ne so, chi si preoccupava di produrle non le fa più, non importa. A noi è rimasto questo dono fortissimo della frequenza e quella utilizziamo con fiducia. Funziona, ragazzi, funziona. Io ho visto passare anche dei dolori fisici con l'uso dei fiori trascritti. Mi faceva, ecco, parlo per me, mi faceva malissimo la gamba. Ho trascritto i fiori relativi. Poi stasera vi farò vedere nella nostra diretta come fare. Nella mia diretta delle 8:30, oggi anticipata, ho scritto dei fiori laddove avevo il dolore e credetemi che il muscolo si è rilassato e come. Chica, scusami, Filomena chiede, i due fiori, uno è Rock Rose e l'altro? No, no, l'altro è il bambino interiore. Allora, è il numero, lei ha scelto il numero Il perché oggi stiamo 12. facendo uno e uno. Ha scelto il 12. 12 e il fiore il 26. Quindi questo Rock Rose aiuta a dissolvere questa emozione, diciamo, dissonante ricordata dal bambino interiore, che è quella di abbandonare in realtà le aspettative. Lei fa tanto, tanto, tanto perché ha bisogno di essere vista dagli altri, di essere riconosciuta, di essere gratificata e soffre moltissimo quando questo non succede. Quindi il bambino interiore le sta, la bambina interiore le sta consigliando, vai oltre. Vai oltre, prendi Rock Rose, vinci quest'ansia, questa paura di piacere a tutti i costi agli altri, fidati di te, della tua meravigliosa energia e così avrai la lucidità per agire, fare finalmente ciò che a te piace, inseguire i tuoi sogni senza quest'ansia di piacere agli altri. È questa, quella che quest'ansia che tiene Filomena, diciamo, ancorata a vecchi schemi, ecco, e le impedisce di fluire. Quindi coraggio, coraggio, Filo, fra 15 giorni fatti sentire. Filomena, amiamoci un po' di più. Amiamoci Esatto. un pochino di più perché sono uscite delle carte che mi indicano che hai un cuore grande, 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 puoi dare tanto, però lo dai agli altri, a te stessa un pochino meno. Allora bisogna cercare di amarsi un po' di più perché se ci amiamo un po' di più riusciamo a dare anche più amore agli altri. Questo vuol dire anche perdonarsi delle cose che magari non riusciamo a fare, oppure se magari a volte commettiamo degli errori, tutti commettiamo degli errori, non bisogna per questo mettersi una croce addosso, ma imparare da quell'errore e andare avanti. Tutti impariamo dai nostri errori, almeno dovremmo imparare a farlo. C'è Metatron vicino a te in questo momento. Metatron è, lo sai, è l'arcangelo che è sul terzo occhio, è colui che ci fa vedere le cose che non vogliamo magari vedere o non riusciamo a vedere. Bene, lui oggi cerca di farti vedere questa cosa, cerca di farti vedere dentro al tuo cuore che c'è tanto amore verso gli altri, ma ci deve essere anche tanto amore verso te stessa. Le carte che sono uscite nella combinazione indicano anche in questo caso il perdono, ma questo è il perdono non verso gli altri come prima, ma il perdono verso te stessa. Come ti dicevo, a volte ci si martirizza, continuiamo a dire dovevo farlo, oppure insistiamo a fare delle cose quando magari non dobbiamo più farle o non dobbiamo neanche più pensarci. Perdona te stessa se non sei riuscita a fare delle cose, oppure hai detto delle cose che non volevi o non potevi fare. Perdona te stessa e apri il tuo cuore, ma verso te stessa. Il messaggio che ti arriva dagli angeli è proprio questo: impara a perdonarti continuamente, con consapevolezza. Dai tuoi errori potrai capire meglio e grazie ad essi crescere e migliorarti. La chiave del perdono è l'accettazione dei tuoi limiti e di quelli altrui. Tutti abbiamo dei limiti, tutti facciamo degli errori. L'importante è essere consapevoli di questa cosa,
Puoi andare avanti, superare, imparare e prendere un pochino da ogni errore e tenerlo nel cuore. Ma quello che dobbiamo veramente fare è amarci un po' di più, dedicare più tempo a noi stessi e a quello che ci piace, perché poi quando il nostro cuore è pieno di amore, riusciamo a darlo anche agli altri in modo incondizionato. Che belle parole, Giorgio, mi sono Bellissime, entrate sì. tutte nel cuore. Belle, Grazie. belle. Che bello. Allora, Filomena, le parole che mi sono rimaste particolarmente dentro durante la canalizzazione sono state notte buia e incomprensione, come se soffrissi del fatto di non essere stata compresa da qualcuno. La prima immagine è stata questa, vederti camminare nel buio della notte e ti dicono i tuoi angeli che nelle notti più buie piccole stelle illuminano il cielo e non ti abbiamo mai lasciato sola. Dicono, ricorda, la vita è un viaggio attraverso tutte le stagioni, è un percorso fatto di ogni emozione in cui si viene a contatto con tante persone e in cui si fanno esperienze. È arrivato il momento di lasciare andare i ricordi bui, i ricordi spiacevoli, gli incontri che hanno generato sofferenze e incomprensioni. Siamo qui per aiutarti a liberarti, per aiutarti a lasciare andare, per farti sentire più leggera e per farti sentire compresa. Non guardare verso il passato, ma guarda la strada, vivi il presente e non badare alle critiche che hanno segnato il tuo animo. Recupera le forze e prosegui. Hai il nostro sostegno incondizionato. Passeggia quando sei stanca. Ma questo passeggiare, se non lo puoi fare proprio fisicamente, ti dicono anche di farlo mentalmente, nel senso di ricrearti mentalmente uno spazio in cui riesci a recuperare le forze, in cui ti senti bene, tranquilla, che sia un prato, che sia una spiaggia, un bosco, quello che ti fa stare meglio. Poi ci dici, grazie. Posso andare io? Ok, invece per Filomena è arrivato quello che ha detto anche Giorgio. No. Cos'è arrivato? Un grosso, grosso Cuore. cuore. Un Che grosso bello. cuore. Cioè, tanti cuori uno dentro l'altro, quindi erano molti, molti cuori. Infatti, cioè, il messaggio è tanto amore attorno a te, dai e ricevi amore. Tutto si risolve perché amore è il mezzo che ci sostiene. Tu, Filomena, lo sai benissimo. Non riesco più a leggere il tuo pezzo. Sei sostenuta da angeli dell'amore. Quindi sono proprio gli angeli dell'amore che la stanno sostenendo. Quindi lei sa che cos'è una bella persona. Quindi sa come utilizzare questo amore, questo cuore. Cioè, è venuto proprio. Tanti cuori intorno a lei, quindi credo che il suo mezzo, perché comunque è il colore tutto rosso, mi è venuto di usare il colore rosso, che è il colore comunque del primo chakra, della terra. Lei è nata tra l'altro il 22, quindi 2, 2 più 4, quindi oggi è anche la sua giornata, comunque oggi è la giornata della terra, quindi Esatto. è un bellissimo giorno, penso, per lei. E dico di utilizzare l'amore. L'amore, secondo me, è il suo mezzo per poter risolvere tante cose. Quindi, cara Filomena, bello. Un bel cuore, positivo, era questo, una cosa bella, bella positiva. Sì. Grazie a tutte, ragazze. Chi Grazie a sceglie? voi. Che qua tutte Tocca? le emozioni si Eh sì, forse abbiamo perso il giro. Devo Chi è scegliere che ha io, scelto? scelto? Io ho Vieni scelto qua. Perugia. L'ultima l'ho scelta Vai tu, io, Chica. quindi tocca a voi. Allora sono io, dai, Maria Paoloni, 215-55, ha scelto il numero 8 e il numero 30. Allora, il bambino interiore legato al numero 8 è un po' come
le ricorda di avere più rispetto, ecco, nei confronti di se stessa. Probabilmente sta impegnando molte energie per controllare, ecco, delle situazioni che lei vorrebbe andassero in un certo modo piuttosto che in un altro, perché comunque ha tanta paura, ecco, che qualcuno a lei caro probabilmente faccia delle scelte che secondo lei sono sbagliate o comunque ha paura anche per se stessa, nel senso che ha paura di fare delle scelte sbagliate. Quale che sia la situazione, perché qua vengono contemplate tutte e due, lei deve assolutamente lasciare andare il controllo che le porta via non solo energia, ma probabilmente tanti, anche non so se in linea ancora magari può mandare dei feedback, dei dolori, ecco, soprattutto alle mani per il controllo. Appunto, che lei esercita sulla situazione e il bambino interiore parla anche di come dire, cercare di rispettarsi per non dare, ecco, più energie agli altri di quelle che in realtà possiede, perché sta attraversando un momento di grande stanchezza e tutto questo lo fa magari anche, insomma, imponendosi dei ritmi o di lavoro, comunque all'interno della famiglia molto duri. Ecco, la sua bambina interiore le dice di rispettare i suoi ritmi. Di rispettare, di prendersi delle pause, di rispettare soprattutto se stessa e di non curarsi di ciò che pensano gli altri. Quindi il fiore Sweet Chestnut, praticamente che è il castagno dolce, la nostra castagna dolcissima, buonissima. Da noi arriva verso ottobre, forse da voi al nord arriva un pochino prima, matura un pochino prima. Questa castagna dolce, il castagno dolce, è veramente il messaggio che le lascia è la rinascita, nuova vita. Quindi se lei molla il controllo, se lei riprende il rispetto per se stessa, se lei smette di fare attenzione a ciò che pensano gli altri, veramente lei rinasce a nuova vita ed impara ad abbandonarsi alla vita, ad abbandonarsi totalmente. Tutto questo la porta ad affrontare in maniera positiva il cambiamento radicale, perché questo albero qui bellissimo del castagno ci richiede tagli netti, proprio una potatura pazzesca su cose del passato, ma anche recenti, se sono causa di, come dire, di fragilità. E questo albero ti consente di rinascere. L'ora più, questa è il suo, questo è il suo messaggio. L'ora più buia è quella che precede l'alba. Ora rinasco a nuova vita. Probabilmente lei ha dovuto anche, perché questo è il fiore che arriva in soccorso a chi si occupa di persone malate ed anziane, no? Quindi probabilmente può essere che lei sia arrivata a questo stato di, come dire, stanchezza totale anche a causa di questo, come dire, di questa assistenza. Nel caso sia così, il fiore l'aiuta a ritrovare l'energia necessaria.
Nel caso invece sia legata, come abbiamo detto, al controllo, al poco rispetto di sé, perché lei si è data tantissimo e non si è presa pause, allora l'aiuta veramente a riprendere in mano la vita e la sua vita e a rinascere. Bene Maria, quello che mi arriva invece è una mente piena di pensieri. Ti fai un sacco di pensieri su tutto, le paure di fare un passo piuttosto che fare una cosa o fare un'altra, la dico o non la dico. Hai un sacco di pensieri su tante cose, vuoi occuparti di tutto e di tutti. Anche di te stessa a volte vorresti fare di più, ma non riesci. Cerchi di fare questo e di fare quello. Tutto gira lì dentro, gira nella tua mente. La tua mente è lì che vuole fare di più. In realtà devi trovare la pace nella mente attraverso il tuo cuore. Ascolta, metti la mano sinistra sul tuo cuore e ascolta il respiro. Ascolta il tuo respiro e calmalo. Calmalo fino ad arrivare al battito del tuo cuore. Quando arriverai al battito del tuo cuore, sarai in connessione con il tuo amore, con la tua anima. E allora a quel punto riuscirai a ascoltare i tuoi pensieri e mettere ordine nella tua mente. C'è Metatron vicino a te che ti aiuta e proprio ti aiuta a mettere un po' di ordine nella tua mente, nei tuoi pensieri e soprattutto ti sta insegnando, se lo ascolterai, a lasciare andare i pensieri inutili, quelli che appesantiscono tutta la tua mente, appesantiscono tutti i tuoi pensieri e lascerai andare invece quelli che non sono utili per te, la tua evoluzione, la tua crescita e soprattutto la tua vita quotidiana. Metatron ti invita a lasciare andare, Metatron ti aiuta, ma devi ascoltarlo. Lascia andare i pensieri inutili, lascia andare le cose che non ti servono e che appesantiscono i tuoi passi. Nella carta degli angeli ti viene detto proprio: collabora con gli arcangeli per lasciare andare tutto quello che non ti serve per il tuo scopo. Sii coraggio, sii gioia di vivere, volersi bene è la chiave per aprirsi all'energia degli arcangeli. Quindi, mano sul cuore, ascolta il tuo respiro ed entra in contatto con te stessa e affidati all'amore degli arcangeli che ti aiuteranno a mettere ordine e a liberare la tua mente da tutti i pensieri che appesantiscono e che vorticano all'interno della tua mente e portano confusione. Io prima di dire quello che è arrivato per Maria, vorrei dire una cosa perché ho visto uno scambio di messaggini nella chat, che i messaggi che arrivano comunque per le persone che vengono scelte possono anche essere per gli altri. Quindi anche se una persona non è scelta con nome e cognome, non è detto che il messaggio che venga canalizzato per un altro non possa essere anche per quella persona. L'importante è stare con il cuore comunque aperto. Adesso vado con Maria. La prima cosa che hanno portato i tuoi angeli è stata la pazienza e ti consigliano nei momenti di ansia di prendere un grande respiro visualizzando una grande luce bianca che entra dentro di te, la luce che riporta ordine nei pensieri. E ti dicono, una volta rimesso ordine nei pensieri, sarà più semplice agire, si sbloccano le azioni. Lascia andare lo scoraggiamento e le paure, che sono annebbiamenti per la tua anima e appesantiscono il tuo fisico. Lasciale andare, dicono, e ti sentirai più leggera. È il momento di liberarsi dei vecchi schemi, dei vecchi meccanismi e di vivere con un animo nuovo. Siamo il rinnovamento del tuo animo e del tuo cuore. A te un abbraccio di luce che porti serenità e speranza, una luce che ti faccia diventare, che da fioca diventa sempre più forte e calda e si prende cura di te. Pregaci con fiducia, noi ti sentiamo. Grazie. Diciamo che il mio messaggio per Maria è anche lì, mi è venuto che c'è dei pensieri, ci sono, è venuta questa cosa, cioè come se ci fosse
una casa, non so, mi è venuta questa casa, questa abitazione, questa cosa, e, come se dovesse scegliere qualcosa, ci sono scelte da fare. Mi dicono, guarda dentro di te, gli angeli ti sostengono, come se avesse questo peso dentro di lei e ha bisogno di fare una scelta, è come se avesse bisogno di essere sostenuta, di fare una scelta che probabilmente questa scelta le cambierà la vita. Quindi è come se fosse bloccata, cioè questo che voi avete detto, tutti i pensieri, eccetera. Ma difatti è venuto che questa cosa, è venuto a casa, non so perché, e poi questo. Pensieri, non so se potrebbe essere, se corrisponde a se non è una casa, un qualche cosa che non so se deve cambiare il luogo dove andare a abitare, potrebbe anche essere quello. C'entra qualcosa, forse, no, non lo so. C'era questa casa che mi dice a casa, non lo so. Dopo lei saprà che cosa, Maria, cosa significa per lei questa cosa. Però mi veniva questa casa sempre in pensiero, potrebbe essere un cambiamento, potrebbe essere una scelta, perché mi veniva, ci sono delle scelte, ha bisogno di scegliere e ha Tanto. difficoltà come scegliere. Dimmi. Ah, Non incredibile, so. deve cambiare città e quindi casa. Ah, ecco, mi veniva questa cosa, cioè, bene, allora. Quindi. A lei la scelta, cara Maria, è arrivato questo messaggio che se sostenuta, la scelta che farai sarà per te quella giusta, perché sei quella per questo. Beh, mi emoziona. Bene. Non riesco a capire, È vabbè, stato perché mi arrivano questi messaggi, boh, cioè, metto la mano bene. sul nome e chiedo cos'è il messaggio per la persona e vengono queste cose un po' strane. Quindi sono contenta. Quindi Ah, Maria, bene. affidati al cuore e scegli. Maria Tonia, ho visto che hai aperto il microfono. Volevi Sì, dire riusciamo, qualcosa? sì, dicevo, riusciamo a farne. Sono le 7:17, riusciamo a canalizzarne un altro? Sì, allora, dopo di noi non c'è nessuno, però Chicca alle 20:30 ha un'altra diretta. È un super lavoro per Chicca, ieri, oggi e anche domani. Bello. A proposito, dai, interrompiamo un secondo. Domani alle 21:30 io, Chicca e Alfredo Scrivano intervistiamo Edel Caris. È l'unica Che occasione che meraviglia. abbiamo per chiedere qualunque cosa, quindi siateci, perché siamo già emozionati noi e è un'altra Preparatevi colonna le portante come domande. Gaetano, no? Quindi siamo emozionati anche noi. È l'unica occasione che probabilmente avremo di intervistarla e di conoscerla meglio. Torniamo in noi. Se volete ne facciamo un'altra. Se chicca, anche se Sì, sì, sì. finiamo alle 20:35, sì, 20, No, ma non fa alle niente. 19:35. No, vai. Se Ma no, per unifichiamo le tanto. dirette, Chicca. Andiamo avanti fino alle Sì. 20:30. No, perché ne approfitto e dico magari, Non no? Se stop. c'è qualcuno, sì, perché oggi, proprio perché la giornata, come giustamente ha detto, di Madre Terra, io volevo regalare poi alle signore che mi seguiranno dalle 8:30, oggi in via eccezionale perché anticipo gli orari, generalmente il mio è alle 9:30. Io posso continuare a dare poi in seguito i messaggi dei fiori. Certo, con l'aiuto di Giorgio Maria Antonietta e Antonella è tutto molto più completo, fluido, però volevo dare questa, in ogni caso, questa possibilità a chi magari non è riuscito oggi ad essere inserito nella nostra lista. Quindi tranquille, chi vuole essere come dire letto a livello di bambino interiore e poi chi vuole il consiglio dei fiori alle 8:30 riprendiamo tutto bene dall'inizio. Allora, io direi di fare ancora una persona. Intanto, se volete scriverci il nome, la data di nascita e i due numeri, dall'1 al 23 e dall'1 al 39. Ah, Volevo dire c'era? una cosa. Sì.
No, Scusami, scusa, volevo dire no. una cosa, come ha detto prima Maria Antonietta, tutti i messaggi sono riferiti anche a tutti, risuonano in noi che li facciamo, che li canalizziamo, ma anche in tutte le persone, non solo logicamente per la persona. È anche un insegnamento questa cosa, perché spesso e volentieri ci sono delle persone che hanno magari più bisogno di altri di avere un messaggio. Quindi l'amore incondizionato che continuiamo a dire, all'amore angelico, eccetera, fa parte proprio anche di questa cosa. Magari tante volte vorrei un messaggio e questo messaggio non mi arriva. Vuol dire che c'è qualcun altro che magari sta peggio di me, ha più bisogno di me di ricevere un messaggio. Quindi dovrei uso il condizionamento, poi quella persona riceve una parola di conforto e quindi è proprio un amore incondizionato il mio, che anche se non ho ricevuto il messaggio che magari volevo, l'ha ricevuto un'altra persona. È proprio anche questo un insegnamento di amore incondizionato, dare la possibilità a uno che non conosciamo di ricevere un messaggio che probabilmente appunto ha più bisogno di me. Volevo dire questa cosa, perché è amore anche questo, lasciare lo spazio agli altri che magari ne hanno più bisogno. E non arrabbiarsi, però magari dire, però volevo anch'io. Siamo felici che magari qualcun altro ha ricevuto un messaggio e accogliamo anche il messaggio di quella persona nel nostro cuore, che è un messaggio che risuona anche in noi, perché alla fine, come diciamo sempre, ci emozioniamo noi tutti, ma perché canalizzando quel messaggio, una parola, una frase risuona dentro in noi. Ed è per quello che anche noi quattro ci emozioniamo sempre. Ok, detto questo, che volevo dirlo perché lo sentivo proprio dal cuore di doverlo dire. Cosa facciamo, ragazzi? Qua dobbiamo recuperare un nominativo. Chi lo recupera? Io ho fatto scorrere e mi è arrivato sul dito. Non vogliatemene. Vai. Michela Negro, se c'è Michela. ancora con noi. Michela Michela o Negro, sì. Michele? Michela, con la data Ok. di Michela, nascita è aspetta, prima. 21. Dimmi, Sai che Chica. forse non c'è? Io ho fatto appena appena su col dito. No, c'è Michela, Ah, eccola qua. ecco, perfetto, Michela. Allora, dicevamo, Michela Negro, 21 settembre del 73, e i due numeri per Chicca sono 13 e 28. 71. Allora, lei, Michela, ha chiuso il suo cuore, Michela. Il bambino interiore ti sta dicendo di aprirti assolutamente agli altri, di ritrovare il piacere di stare con gli altri e la fiducia del contatto proprio umano. Indubbiamente hai ricevuto delle grandissime delusioni, no? Da vari fronti, vari settori proprio della tua esistenza. Per cui hai pensato, ma non me ne va proprio bene una. E questo ti ha portato veramente a chiuderti in te stessa. Il bambino interiore 13, quindi mi raccomando, scriviti sul polso questo numero, ti sta chiedendo di aprirti, di riprendere quelle tue antiche capacità comunicative di socializzazione che hai abbandonato. E ti dice anche per appunto abbattere, no, questo freddo che senti all'interno del tuo cuore, ti suggerisce questo mantra: io sono calore. Io sono calore. Ripetilo più volte con le mani sul cuore
e sentirai proprio questa energia benefica del cuore che si espanderà in tutto il tuo corpo. Fai questo esercizio quotidianamente, più volte che puoi, tanto ti porta via solo pochi secondi, per tornare ad entrare in contatto con quella potente forza comunicativa e anche d'amore che hai lasciato. Che hai abbandonato in questi ultimi periodi. Il fiore che ti viene in aiuto per riprendere, ecco, il cammino, hai scelto il 28 e lo sclerantus che ti aiuta a trovare l'equilibrio. Se sei indecisa su quali scelte fare, no? Hai due opzioni e sei indecisa fra le due, Sclerantus ti aiuta a prendere le giuste decisioni, ti orienta verso quella più giusta suggerita dalla tua anima. Quindi il fiore ti aiuta a raggiungere totalmente l'equilibrio che tu cerchi e ti aiuta a scegliere persone e situazioni più giuste per te e questo ti dà, rafforza anche la tua autostima che nel corso di questi mesi hai perso e ti aiuta a raggiungere la stabilità interiore. E quindi ad approfittare dell'occasione più giusta per te. In realtà questo fiore ti sta dicendo: guarda, guarda com'è bello intanto, niente è perduto, lascia, chiudi in un sacchetto tutto ciò che è capitato nell'ultimo periodo, lascialo scorrere o affidalo agli angeli, loro sapranno che farne e tu orientati verso il raggiungimento dell'equilibrio. Partendo dal mantra, io sono calore, quindi sentendo questa energia benefica del calore del tuo cuore in tutto il corpo, trascrivendo i numeri 13-28 sul tuo polso e fra 15 giorni, mi raccomando, se puoi, vieni a trovarci e così dici come stai. Coraggio, dai, ce la fai, ce la fai. Assolutamente. Hai una Michela, bellissima allora, ma combinazione di nascita, sì. anche con le carte si vede che lei ha un grandissimo cuore. Si vede Sì. anche un grandissimo cuore, come a volte capita, un cuore che ha sofferto e si è un po' chiuso. Però gli angeli in questo momento ti suggeriscono, ti spronano a fare un po' di chiarezza, a liberare un po' dai pensieri della mente e soprattutto dalla paura del giudizio degli altri. Spesso e volentieri noi non agiamo, non facciamo quello che abbiamo in mente o abbiamo nel cuore perché abbiamo paura del giudizio degli altri. Allora, partiamo dal principio che qualunque cosa possiamo fare, le persone possono parlare. Quindi possiamo partire e fare qualunque cosa. E le persone, se vogliono, possono criticarci, possono giudicarci, fa parte dell'essere umano. Sta a noi non sentire, non to farci toccare da queste cose. Dobbiamo solo farle andare, lasciarle passare e non prenderle in considerazione. Gli angeli sono vicino a te in questo momento, c'è l'arcangelo Raffaele, proprio dietro le tue spalle, e sta cercando col suo soffio di pulire via il cuore e soprattutto la mente dai pensieri, pensieri che ti fermano e ti limitano, perché sono a volte pensieri che sono dettati semplicemente dalla paura di soffrire, e allora piuttosto che fare una cosa per poi soffrire, non la faccio. L'intenzione che hanno gli angeli e il messaggio che ti danno è proprio di pulire e di eliminare questi pensieri, cancellare questi pensieri, questi blocchi, queste credenze limitanti che hai in te. E loro ti dicono questo: usa solo parole e pensieri positivi, perché in breve tempo si trasformano in realtà.
Chiedi agli angeli di cancellare gli effetti dei pensieri negativi che hai formulato in passato. Usa i tuoi doni spirituali e le tue capacità naturali per attrarre i risultati che desideri. Vivi pienamente e intensamente in armonia con la bellezza del creato. Tutto è intimamente connesso. Cosa vuol dire? Che tutto è un susseguirsi di azioni. Ogni azione ha una reazione. Noi tutti siamo collegati da un filo invisibile, quindi anche se non ci conosciamo, una mia azione inconsciamente può suggerire qualcosa al tuo inconscio. Sii fiduciosa nel tuo cuore, nell'amore e negli angeli. Togli tutte le credenze, i blocchi e i pensieri negativi e trasformali guardando il sole. Guarda il sole che ti darà energia, luce e calore. Bello. Nel frattempo avevo fatto un piccolo messaggio per tutti mentre parlavate, così alla fine lo... Grazie, che carina. piccolo, piccolo, però così accontentiamo un po' tutti. Allora, Michela, i tuoi angeli dicono che sono qui per aiutarti a placare il tuo cuore dalle angosce, per ripulire quell'acqua stagnante donandole una nuova luce. È il momento di trasformare lo stagno in uno splendido lago dei colori verde-azzurro, un lago incastonato tra le montagne. Siamo qui per donarti questa linfa, la linfa della rinascita. Il tuo animo in questo momento è come un bambino in crescita che necessita di essere accompagnato, che necessita di essere preso per mano e guidato. E stasera siamo qui per questo. Prendi le nostre mani con fiducia e goditi questa passeggiata con noi al tuo fianco, una passeggiata spensierata come quella che tanto desideri. Amata, accarezziamo la tua solitudine e ti confortiamo e rassicuriamo, non sei sola, siamo al tuo fianco con tutta la nostra luce e il nostro amore, quell'amore che compie i miracoli nel cuore. Vai, Anto. Non ci credo quello che hai detto. Guarda. Non No. credibile. Sì, il tour. Eh? È il pulmino degli angeli. Sì, no, c'è tutto tour, mi ha Con le fatto mettere un montagne, e tour. anche le montagne, perché hanno detto che il lago era incastonato nelle montagne. Io non l'avevo ancora, non sapevo, cioè, non è che l'ho disegnato adesso, eh. Per Michela mi arriva questo messaggio: le tue scelte sono sempre state le migliori per te e per gli altri. Adesso puoi andare e prendere in mano la tua vita. Vai. Poi, noi angeli siamo vicino a te. Fiducia e corri verso la bellezza della tua libertà. Quindi, questo tour, non so se deve fare un... Mi veniva il pullman, mi è venuto un pullman, non so se deve andare da qualche parte a fare un tour con un gruppo. Mi veniva. Adesso chiediamo a Michela se gli hanno proposto di andare a fare un tour e quindi era indecisa se partire o no. Sì, Vediamo un ma po'. infatti, questa carta parla di decisioni fra due opzioni, quindi ci sta tutto quello che è stato detto, è bellissimo. Attendiamo Michela allora se ci scrive qualcosa. Nel frattempo, come al solito, ci siamo emozionati, noi quattro abbiamo emozionato magari qualcuno, abbiamo regalato qualche parolina di aiuto e di conforto alle persone. Maria Antonietta, vuoi leggere il messaggio Sì, se non scrive mentre Michela? arriva Michela. Okay. Dai. Sostegno e pace nei cuori di ognuno. A volte è difficile affidarsi, lo sappiamo e lo comprendiamo. Vi esortiamo ad aprire i vostri cuori con fiducia e amore. È lì che vi parliamo. Aprite i vostri cuori ai nostri segni. Siamo con voi costantemente, sentiamo le vostre richieste di aiuto e allunghiamo la nostra mano di luce a ciascuno di voi per alleviare sofferenze e dolori. Un abbraccio di pace e di luce a ciascuno di voi. Grazie. Bello, Grazie grazie. del regalo. Grazie. Vediamo un attimo Michela. Sì, ha scritto, eccola qua. Ha Ecco, devo fare scritto. un corso Sì, a devo fare un Brescia. corso Brescia. Grazie di tutto per il suo messaggio, mi sono emozionato. Senti, senti Ah. Alfredo Scrivano, cosa dice? Infatti stavo leggendo Alfredo. Lui mi ha messo un messaggio per la bellissima diretta che ci sarà domani sera. Va. Domani sera io, Chicca e Alfredo intervistiamo Edel. Quindi
Non perdetela. Chi vuole fare un messaggino per domani sera? Chicca, dillo Come? tu. Devo Chicca, farlo io dillo sicuramente tu. una serata intensa di emozioni. Sì. Ecco. Poi con Bello. Alfredo. Sì. Faccio un disegnino se Ecco, volete. lui sta dicendo facciamo un po' di pubblicità. Ecco. Assolutamente, perché è un'occasione imperdibile, nel senso che penso che sarà l'unica volta che possiamo fare delle domande a Edel e capire, scoprire e conoscere un pochino più di lei, ma soprattutto anche del mondo spirituale, Spirituale, perché spesso e esatto. volentieri si fanno magari la dimostrazione pubblica di medianità, ma non si possono fare tante domande, insomma, come si fa, come non si fa, come ha iniziato, come si capisce, come si percepisce. Domani magari avremo l'occasione di fare tutte queste domande. Magari anche io vorrei sapere come percepisco, grazie. No, scherzo. Sì, perché non lo sai, ti arrivano queste, effettivamente ti arrivano queste informazioni, ma non, cioè a me vengono delle parole, no? Però a volte non sai nemmeno da dove, cioè io chiedo di essere, chiedo e poi vedo se corrispondo, però adesso sto vedendo che stasera comunque anche i nostri messaggi sono tutti molto collegati, no? Quello che dite voi, poi a volte io lo disegno, quindi... Non è che ci vediamo, cioè non è che sono tutti Esatto. in quattro posti diversi, oltretutto. Quindi è bellissimo. E Assolutamente. io abbasso E anche non il ci mettiamo volume. d'accordo. Io abbasso anche il volume, quindi poi sento magari alla fine Giorgio che dice, dico, guarda, le stesse robe. Vabbè. Volevo salutare Maria Grazia, un bacione, Maria Grazia, che è la mia compagna di cammino di Reiki. Ah, E, complimenti, allora, Maria, grazie. noi abbiamo Allora. terminato 19:36. Aspetta che c'è un messaggio ancora per Maria. Aspetta, di Cinzia. Grazie Maria Antonietta per il meraviglioso messaggio e grazie a tutti voi, gli angeli che sono sempre presenti. Emozionante serata. Con questo messaggio direi che Sì. possiamo concludere. Grazie Cinzia, Sì, ci hai proprio accompagnato alla chiusura. grazie. E Io vi ricordo, ringrazio. Aspetta, ringrazio. ah sì, Vai chicca. scusa. No, volevo salutare No, tutti e poi lasciarti lo spazio alla fine. ok, Volevo dai, ringraziare tranquillo. Maria Antonietta, Antonella e tutte le persone che ci hanno seguito, gli angeli, gli arcangeli, Alfredo. E vi ricordo quindi la Davvero. diretta per domani con Eder alle 21:30 e stasera alle 20:30 con Chicca. Adesso facciamo un giro di saluti, lasciamo per ultima Chicca che ci dice le sue cose. Maria Antonietta. È stata una serata bellissima, tanto tanto Bello. emozionante. Devo dire, i messaggi sono arrivati dritti al mio cuore, quelli che sono riuscita a sentire. Quindi un grazie speciale per tutto il mondo di luce che c'è stato vicino, per i nostri angeli, a tutte le persone che sono state con noi e che ci hanno seguito. Grazie a tutti, a presto. Grazie a te, Maria Antonietta. Antonella. Grazie, anche io sono felicissima che ogni volta che siamo assieme ho sempre È uscita? No, No. eccola. Ci sono ancora? Non ho fatto niente? Sì, No, io mi vedo ancora. vai Ah, ok. tranquilla. Nel senso che siete che si sono fatti sentire. Sono sempre felice che diciamo, assieme creiamo questa bella energia, quindi sono felice e spero che anche le persone che sono in diretta siano felici di questa cosa e che possano imparare e sentire come facciamo noi e quindi arriva il messaggio al cuore in tutto l'amore possibile che riusciamo a fare, cioè che riusciamo a donare a tutti loro. E grazie a voi per la compagnia, sono felicissima di questo. Grazie tanto. Chicca, concludi tu. Sì. Intanto vi ringrazio, cari compagni di viaggio, cari soci, vi ringrazio dei vostri meravigliosi messaggi che oggi sono entrati proprio tantissimi dentro il mio cuore, quindi ringrazio le ragazze che sono state scelte, no? E che mi hanno permesso di fare luce su alcune cose attraverso ciò che è emerso, no? Dagli angeli e insomma da questo
meraviglioso percorso di oggi, tracciato oggi, è stato veramente molto molto emozionante. E voglio ricordare a chi ancora ci segue, se volete continuare a diciamo percorrere questo sentiero, dai, vi aspetto alle 8:30 e riprendiamo da dove abbiamo terminato ora, per festeggiare Madre Natura, la Terra. Oggi daremo messaggi floreali a tutti, indicati dagli angeli, però, quindi Bene, vediamo. bello. Vi Come aspetto, dice dai, Alfredo, vi aspetto. ringraziamo anche Alfredo Antonella Virzì e e Katia. Katia Damiani, i nostri due angeli custodi, uno a destra Sì, e uno a loro. È una sinistra. sinistra. Grazie. Grazie di essere qui sempre. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Una buona Ciao. serata. Grazie. Buona Buona serata. serata. A Alla dopo. prossima. Ciao, grazie.